Siamo con Daniele Ghio dell'Oratorio Giovi. Una sconfitta per 4-1, eravate andati sopra, poi cosa è successo? È successo che probabilmente un po' anche di fiato, dopo un po' siamo andati giù, ci siamo da compatti, ci siamo allargati un po' troppo, le distanze erano troppe, abbiamo trovato una squadra che comunque è bella tosta, ci rifaremo. In campi come questo, che sono molto piccoli, contano tanto le ribattute, le seconde palle, forse stasera siete mancati anche un po' in questo, nella reattività, nella concentrazione su questo tipo di situazioni? Sì, come detto, infatti probabilmente fisicamente poi siamo calati, perché fino ai primi 20-25 minuti comunque siamo sempre stati belli tosti sulle seconde palle, poi purtroppo siamo calati fisicamente, ci siamo allargati troppo, alzati troppo, le distanze si sono fatte sentire, comunque avevano dei gran bei piedi, infatti hanno calciato tre volte fuori, hanno segnato tre volte. Voi avete avuto un inizio di campionato abbastanza altalenante, ti chiedo su cosa dovete lavorare e come si fa a trovare più continuità? Beh, sicuramente dobbiamo lavorare molto sulla cattiveria, sulla prestazione sempre continua sulla partita, perché comunque in tante partite abbiamo fatto i primi 25 minuti stando anche sopra di 4 gol e poi ci siamo fatti rimontare, perché probabilmente comunque anche la nuova categoria e l'inesperienza un po' ci ha fregato in certe occasioni, però faremo un buon campionato sicuramente. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te, Crepi. Grazie mille.